Massimo di buio pesto, buio pesto, facciamolo vedere, verde, si passa sempre col verde. Allora, beh, ce l'hai anche sulla maglietta poi. Come l'impressione che arrivi dalla Liguria. Da che cosa hai dedotto questa informazione? Non lo so, anche perché se uno usa la parola pesto e non è ligure, l'ho andata a cercare a casa, vi conosco. E quindi, senti, ma cominciamo a parlare di questo progetto, che è un progetto veramente particolare. Allora, innanzitutto il nome si è proprio Buio Pesto, proprio per fare il giochino che hai appena fatto tu, nel senso che volevamo cercare un nome che fosse un modo di dire. Quando l'abbiamo cercato noi erano gli anni 90, per cui parliamo che perché tanto che siete in giro di pittura fresca, certo, quelle certo. Cose lì, no? Perché abbiamo pensato a questo nome perché volevamo che subito si arrivasse il fatto di capire che eravamo liguri. Abbiamo cominciato prima a cantare come tutti in italiano, in inglese, abbiamo fatto come disco in giapponese, non ci ha filato nessuno, fino a quando nel 95 abbiamo cominciato a cantare in italiano, in genovese. Certo. Nel frattempo io conducevo una carriera parallela da musicista. Ho cominciato a dare festival di Sanremo come direttore tecnico, poi come direttore d'orchestra. Sono uno dei tanti direttori d'orchestra. Dirige l'orchestra! Il maestro Massimo Morini. E ormai sono la mia 28esima edizione, anzi sono, senza timore di essere smentito, il più grande veterano del festival. Perché ne hai fatti più di Vesicchio. Ne ho fatti 4 più di Vesicchio. Porca miseria, 28. Chissà come rode. No, rodo io perché ne ha 20 più di me. In verità io ne ho fatti 28 come direttore d'orchestra e come direttore tecnico. Io, avendo due ruoli, è chiaro che ho battuto Vesicchio, certo. Che invece fa solo il direttore d'orchestra con 24 dilettante anni. Dilettante, sì, ultimo arrivato. Tra l'altro è saltato un anno perché non ha più un record consecutivo, però lo dico così almeno rimane negli annali. Peppe, sei molto più bravo di me, diciamola chiaramente queste cose. E comunque ne ho 27, uno come direttore d'orchestra, sei come direttore tecnico. Per cui a fianco a questa carriera, approfittando delle conoscenze discografiche, certo, musicali, certo. Ho messo in piedi questo progetto insieme ai miei compagni di sempre, quelli con cui ho cominciato a suonare da ragazzino, i Buio Pesto. Abbiamo avuto immediato successo in Liguria, ovviamente cantando in dialetto, nel 95. Siamo andati avanti per tanti anni, abbiamo realizzato più di 50 supporti, 12 album, abbiamo superato le 100.000 copie, abbiamo appena preso il doppio disco di platino alla carriera, e abbiamo raggiunto quasi 1.000 concerti e 1.400.000 spettatori. Dico tutti questi numeri semplicemente perché è un orgoglio essere riusciti a fare una cosa così in Liguria, che vi assicuro che è un posto non facile, esatto. Facile per no, sicuro che... E soprattutto in dialetto, per cui abbiamo cantato poco in italiano. Adesso lo stiamo facendo un po' di più perché stiamo cercando di ampliare un pochino, di far vedere a tutta l'Italia che esiste una realtà ligure importante, perché uscire dalla Liguria è forse la cosa è ancora più difficile che avere successo in Liguria. Per cui ci stiamo muovendo in questo. Senti, parlando di Liguria e restringendo, partendo da Genova, grandissimi cantautori, grandissimi comici. C'è Bravo. Una sorta di penna lì che scrive, che sa scrivere, ma che ama anche molto l'ironia, perché anche grandi cantautori, non solo De André, l'ironia l'hanno usata, ne hanno usata tanta. Assolutamente tutti. L'ironia fa parte proprio della nostra tradizione. Hai fatto bene a citare cantautori perché se uno non li cita e non si rende conto, ma negli anni 70 la Liguria aveva De André, Bruno Lauzi, Tempo, i ricchi e poveri, Mattia Bazzar, certo. Umberto Bindi, cioè, i New Trolls, Francesco Baccini. Ma così per citarne qualcuno. Eravamo il top della musica italiana a livello di cantautorale, senza ombra di dubbio. E come tu dici giustamente, c'era una forte vena ironica, perché a turno tutti questi hanno scritto qualche canzone scanzonata. Anche i più seri, cioè De André ha fatto ricerca, però l'ironia l'ha cacciata dentro. Assolutamente. Anche nelle canzoni serissime le caccia dentro. E poi i comici, perché in effetti la generazione di comici che si chiamava Beppe Grillo quando faceva solo il Ma i Cavalli Marci, io penso a tutti quei talenti. Antonio Ricci e Paolo Villaggio. Paolo Villaggio, che tra l'altro era in classe insieme con Andrea Scotti. Infatti, cose pazzesche, sono cresciuti tutti insieme, hanno avuto questo grande successo, perché la comicità è un po' intrinseca. E poi parliamoci chiaro, il Gabibbo insegna, è la cucina, è la cadenza che fa già simpatia. Infatti esisteva un gruppo che tuttora esiste nonostante siano i figli che stavano andando avanti, erano i Trilli. I Trilli avevano inventato questo sistema di fare il folk scanzonato. Noi siamo arrivati nel 95, abbiamo cominciato a fare il nostro primo album cantando canzoni sia nostre che cover di canzoni in dialetto, ma proprio divertenti al massimo. Infatti il successo è arrivato subito perché la gente in Liguria ha voglia di divertirsi. È sempre stato così. Proprio la storia, se andiamo a vedere teatralmente, abbiamo avuto Gilberto Govi che faceva commedia giapponese, c'era Paistrocchi che era commedia universitaria, l'equivalente dei Lignanesi qua in Lombardia. Sì. Perché comunque il divertimento.
Quando poi ci siamo trovati davvero un po', come dire, consolidato il nostro successo in Liguria, abbiamo pensato, affrontiamo anche un po' il mercato italiano in un altro modo. Però non avevamo un'idea forte, anche perché oggi scontrarsi con il mercato italiano è difficile, soprattutto perché abbiamo una media di 50 anni e oggi noi la trap, il rap e tutte queste cose non abbiamo la minima idea di che parte sia. A meno che non sia un figlio di, come nel mio caso, 19 anni in casa, quindi per forza qualcosa l'hai sentito da lui. Bene, no? Bene, bene. Vabbè, me lo fanno sentire i colleghi discografici, non i figli, perché non ne ho, per fortuna, e l'inghippo è riuscire a fare della musica che possa interessare i giovani. Infatti noi cosa facciamo? Prendiamo i grandi americani, noi facciamo le cover dei Black Eyed Peas, di David Guetta, queste cose qui, con il sound giusto che attirano l'attenzione del giovane, e però, poi gli rifili il testo genovese. E i ragazzi dicono, primo, che lingua è? Secondo, quella che parla mio padre e mio nonno. Eccolo. Ascoltiamo cosa dicono, andiamo un po' più là, è troppo divertente. Esatto. Invece per affrontare il mercato italiano ci siamo messi a ragionare su, e ci è venuta un'idea fortissima, che è quella di cantare elenchi. Elenchi puri, cioè canzoni, sì, una canzone singola che avete fuori era esattamente il pezzo che aveva fatto Billy a suo Joel. Tempo Billy Joel, la stessa identica idea rifatta semplicemente in italiano. Esattamente, l'idea non è nostra, ma devo ammettere, vabbè, però mutuata, che è di Rocco Tanica. Rocco Tanica, quando ho visto che avevamo già pubblicato qualche canzone, ne abbiamo pubblicato due canzoni sostanzialmente in Italia, che sono Io e Te, e che era un elenco, un primo elenco di tutte le cose, tutte le coppie che non possono essere divise: sole, luna, destra, sinistra, sopra, sotto, pane, salame, capre, cavoli, Tom e Jerry, Rick e Gian, Sandra e Raimondo, Io e Te. Alla fine è una canzone d'amore che dice: io e te non siamo più divisibili, esattamente come questi, come questi qui. Era un pretesto. E siamo entrati 25esimi nella classifica da iTunes, per cui è stato un colpo clamoroso. Mi ricordo che quando entrammo in classifica ci chiamò il discografico della Rusty Records dicendo: siamo dentro, guardate, è fortissimo perché siete sotto il volo e sopra Madonna. E io risposi: abbiamo fatto un volo della Madonna e siamo arrivati ai 25esimi. Perché questa cosa era interessante e divertente, con un sound più adeguato, perché in Liguria diciamo che la musica sta un passo indietro rispetto al resto d'Italia, come in altre regioni, perché noi adeguiamo il nostro tipo di produzione al tipo di pubblico che abbiamo, che è un pubblico molto entusiasta, che si lascia trascinare, che ha voglia di divertirsi. E poi abbiamo pubblicato Verde, che è dal titolo all'album, e che contiene tutte le cose, gli oggetti che sono verdi. Uno, quando vede il videoclip, noi amiamo fare questi fotoclip, cioè anche per Io e Te, le immagini di quello che stiamo raccontando, no? Esatto. Quando uno comincia a vedere tutte queste cose dice: è vero, non ci ho mai fatto caso, ma anche questo è verde, la bandiera dell'Arabia Saudita, sì, sì. E la maglia del portiere della Juventus, Buffone tutta la vita ha avuto una maglia verde. Ma non era il verde. No, era verde. Non era il verde. Era verde, la maglia era verde. Ma lui non era il verde. Ma lui no, di certo. No. E tante altre cose, il dollaro, il gelato a pistacchio. Sentimi, poi siamo arrivati alla canzone di Billy Joel sul suggerimento di Rocco Tanica. Che è grande, tanto vicino di casa, grande, grande intuizione. Genova non se l'è mai passata bene, oh. Però quest'estate avete esagerato, avete detto: siccome vogliamo far capire quanto carattere abbiamo, ma regaliamoci una tragedia terribile, che questa città ne ha bisogno. Da lì parte anche l'idea, ma voi avete sempre molto aiutato, comunque, non solo culturalmente, la vostra regione. Come si fa a uscire da queste cose? Come si fa ad uscirne? Non si può, non si può, non se ne esce, perché noi abbiamo appena realizzato questo concerto che ha visto la partecipazione. Allora, solitamente i nostri eventi benefici hanno un bacino di utenza di 2.000-2.500 persone, di spettatori che vengono a vederci, perché i nostri concerti sono sempre gratuiti durante il tour, eccetto l'ultimo che è benefico e a pagamento. Noi abbiamo sempre alimentato questo progetto che si chiama Ambulanza Verde, dove noi contribuiamo ad acquistare mezzi di soccorso e doniamo alle pubbliche assistenze. Invece in questo caso, dopo il 14 agosto, chiaramente subito gli enti, Comune, Regione, SIAE, Nazionale Cantanti, della quale io faccio parte, anzi della cui banchina io faccio parte, mi hanno detto: convertiamo la finalità benefica, facciamo in memoria delle vittime e a favore degli sfollati. Così abbiamo fatto. Ma le persone arrivate stavolta sono state 1.200, con una motivazione ancora più importante. Perché? Perché la gente cammina a testa bassa, non ha più voglia di divertirsi, non ha più voglia di far niente, perché questa è una tragedia che ha piegato questa città per tanti anni. Non ci si riprende più, anche perché ora ci si sta ridisegnando la vita. È una cosa a domino. Ci siamo riuniti con le varie associazioni che organizzano spettacoli e ci siamo resi conto che fino adesso è già stato fatto oltre 1 milione di euro di danni al nostro settore: concerti annullati, gente che non va più ai concerti, al cinema, in televisione. È chiaro che il tutto viene a una ripercussione pazzesca, anche perché ti sembra di poterti divertire mentre c'è gente, ci sono 700 anime che non hanno più una casa e che non se la passano certo bene.
Da queste cose non ci si riprende, anche perché poi, a quando poi il ponte sarà ricostruito, fra il tempo che sarà necessario, poi si dovrà di nuovo ridisegnare tutto, perché nel frattempo si sarà trovato... Sì, certo, si assesta la città in maniera differente. E si dovrà di nuovo ricominciare da capo. Per cui è veramente un pasticcio dal quale credo che la Liguria non uscirà. In effetti quello che hai detto tu è molto saggio. Io sono andato proprio 10 giorni dopo la tragedia del ponte a girare un videoclip in Valle d'Aosta. Il proprietario dell'albergo mi si siede di fianco e mi dice: certo che voi liguri, quando combinate un disastro, non fate una roba qualunque. Cioè, fate una tragedia, ma veramente una tragedia. No, perché avete l'unico morto di un G8, sì. Perché avete fatto crollare una torre di piloti, non che è caduta, è stata colpita da una nave, cioè una cosa... Che no, ora è crollato il ponte più solido d'Italia, siete riusciti ad avvertire, state tutti in casa che c'è un'alluvione e avete fatto comunque, siamo morti. Per cui siete dei fenomeni. In effetti, esaminando da questo punto di vista, viene da pensare che la nostra, che siamo nel terzo mondo, la verità è un'altra, la verità è che la Liguria è un posto difficile, ti giri da una parte ed è una montagna, ti giri dall'altra e c'è il mare, questa cosa già ti fa capire che... Il mare quando si incazza non gli puoi dire niente, prende quello che vuole. Esatto, e per cui niente proprio di meno che 10 giorni fa ci becchiamo una mareggiata, sì, sì, di nuovo problemi, di nuovo vittime, di ma nuovo se penso danni. Al Covo, solo c'è un posto come il Covo storico, ci ho fatto disgioche da ragazzo, ma chi non è stato al Covo? Il Budapest hanno girato il loro terzo ultimo video, Sabu Seiya, proprio dentro il Covo, proprio nella parte della scalinata che è crollata nel suo confine fra Santa Margherita e Portofino. Sì, ma no, lui dice vabbè, è crollata una cosa, cioè, ma chi conosce quei posti sa che questi locali erano le vene nel quale scorreva il sangue della gente che lì ci ha fatto le vacanze. Ci sono stati tutti, ma non solo le vacanze, cioè sono... È un pasticcio dal quale sarà difficile uscirne, però non bisogna perdere la speranza e soprattutto bisogna cercare di reagire. Noi ci rendiamo conto che chi ne è uscito indenne come noi, che per fortuna non abbiamo avuto di nessuno direttamente colpito, né direttamente né indirettamente nella strage, si deve mettere a disposizione. Una piccola fortuna, uno di certo. Cioè. Diciamo che è anche un dovere morale degli artisti, così come voi dedicate l'ultimo concerto a questa cosa, per fortuna, dico io, ci sono gli artisti che fanno queste cose, perché se dovessimo appoggiarsi a qualcos'altro, altre istituzioni, non dico solo la politica, saremmo tutti morti. Sarebbe un problema, perché comunque non esistono neanche le risorse per poter fare queste cose. Infatti, devo dire, da questo punto di vista, gli enti, comune, regione e tutti gli enti assistenziali si stanno comportando molto bene. Hanno capito, oltre che alla gravità della situazione da risolvere, c'è anche la gravità dell'assistenza. Certo. Per cui le cause vengono sposate immediatamente, regione e comune si fanno in quattro per aiutare chiunque voglia fare una manifestazione, anche solo un piccolo pensiero. Guardate questa cosa delle magliette, che è nata e sostenuta dal comune, dalla regione, apposta per poter tirare su qualche euro per poterlo dare a queste 700 persone. Io ho incontrato e conosciuto il capo degli sfollati, che da un capo qualunque di zona è diventato quello che parla con Toninelli, con Di Maio, con Conte adesso, il quale mi diceva: sì, tra i 700 qui ci abbiamo 50 fra disabili, anziani. E anche perché è una zona di anziani. Anche esatto, esatto. Senti, per girare un attimino, tornare a qualcosa che ci fa sorridere anche su queste cose difficili, perché dopo aver fatto tanti anni in Liguria, un pochino mi sento ligure anch'io. Parliamo prima proprio di Deiva Marina, e tu mi hai fatto un esempio bellissimo di causa-effetto, donando un'ambulanza. C'è una storia molto bella dietro a questa cosa, sì. Che uno dice: lo fai per gli altri, ma gli altri siamo noi, cantavano a Sanremo qualche anno fa. Siamo i beneficiari di noi stessi. Sì, succede questa cosa: noi ad ogni concerto mettiamo in piedi una piccola lotteria che inizia e termina durante il concerto. Io lo dico pubblicamente che è una truffa, la gente continua a seguirmi. Sì. Ognuno compra un biglietto che costa un euro, si chiama Esprimi un Desideuro. Ognuno compra un euro, poi alla fine estraiamo il vincitore che sale sul palco e fa quello che vuole, vuole cantare, vuole prenderci a schiaffi, vuole che andiamo a cena a casa sua. Noi con questo si compra un evento, un mini evento. Qualsiasi cosa, a patto che non chieda soldi. Cioè, vai, dai. Se la dove finiamo. Questa ragazza compra 200-300 biglietti al concerto di Deiva Marina, poi altri 400 a Framura. Quando gli chiediamo: tu sei miliardaria? Questa dice: no, sono una poveraccia, sono una cameriera di un ristorante di Deiva Marina. E dico: ma perché vuoi fare questa cosa? Ma perché ti sputare tutti questi soldi? Dice: devo vincere a tutti i costi. Dico: sì, ma cosa vuoi chiederci? Parliamone. Io ero una promessa della lirica, durante un riscaldamento mi si è spaccata una corda vocale, non canterò mai più. Voglio la soddisfazione nella vita di cantare una volta con voi, che siete il mio gruppo preferito, farvi filmare, e nella vita potrò dire di aver cantato con il mio testa.
vince finalmente e sale sul palco, canta. Noi con i soldi suoi, che sono una parte ingente, più le varie raccolte, certo, contribuiamo a chiudere l'acquisto di una autoambulanza proprio ad Eva Marina. Ad Eva Marina. Noi le ambulanze le marchiamo per trasparenza. Sulla fiancata scriviamo buio pesto o una frase in dialetto buio pesto, in modo che per trasparenza la gente sappia dove vanno a finire i soldi, perché il problema della beneficenza è questa: i soldi che li do, dove vanno a finire? Certo. Da noi in Liguria, quando vedi passare, sperando che non sia per te, un'ambulanza con scritto buio pesto, sai che i soldi sono finiti lì. Non gli viene a questa povera Cecilia a 26 anni un attacco cardiaco improvvisamente mentre lavora nel suo ristorante, che è una cosa rarissima per un giovane e rarissima per una donna. Un arresto cardiaco non è un infarto, nel senso che il cuore si è fermato per motivazioni strane al cuore stesso. Arriva l'ambulanza sua, arriva l'ambulanza che si è comprata e gli salva la vita. Cioè, di fronte a questa storia è chiaro che ti viene da dire: facciamo qualcosa per gli altri. Noi l'abbiamo sempre detto, quando non eravamo nessuno in Liguria, nelle varie perinoteche dove si passano i pomeriggi da adolescenti sognando il futuro, ci siamo sempre detti: il giorno che funziona, però dobbiamo utilizzarlo socialmente. Così abbiamo fatto e non ci tireremo mai indietro, assolutamente. Senti, per chiudere, ultima domanda, torniamo alla tua veste da direttore d'orchestra. Hai fatto tanti Sanremo, ne hai visti tanti, ne hai vinti, ne hai visti vincere. Secondo te, ma c'è un segreto che fa emergere uno su un milione, uno su mille ce la fa, diceva Gianni, ma c'è qualcosa? Io so, ti faccio un esempio: a me colpì il primo Sanremo della Pausini, quando entrò, guardò la telecamera, io fino a 10 minuti prima ero seduto con lei a chiacchierare ed era una ragazzina con suo papà eccetera, è arrivata lì, ha guardato la telecamera con uno sguardo che sono tutti rimasti lì ed è diventata la Pausini. Ma c'è qualche segreto secondo te ricorrente? È l'arrangiamento, è la musica, è l'artista, è magia, è culo? Allora, io ho fatto 28 festival di Sanremo, ne ho 27, e ho avuto quasi 200 artisti da gestire, e la risposta è molto semplice: no, non c'è nessun segreto, non c'è nessuna possibilità di previsione. Sanremo è una scheggia impazzita, gestita da così tante teste, tra musicisti, arrangiatori, giornalisti che votano, pubblico che vota, televoto e regolamenti, che arriva in fondo quello che è il più gettonato. Non c'è niente da fare, Sanremo non è truccato, Sanremo non è assolutamente, Sanremo è puro e semplice, proprio perché è gestito da così tante di quelle teste che sarebbe assolutamente impossibile mettere tutti in riga. Così come non si dice che non siamo andati sulla Luna e che sia una cospirazione, ci sono 40.000 dipendenti alla NASA, difficilmente. No, poi ci sono le cose ancora lì sulla Luna, a parte c'è uno specchiettino posizionato in un punto con cui che l'hanno messo lì. Che l'hanno messo lì a Ferrari. Per cui assolutamente no. In più, se ci fosse un segreto, l'avrei usato, esatto, per il festival, no? Perché è evidente che non esiste segreto, se no avremmo già vinto il festival di Sanremo. E invece non ci siamo ancora andati, ma ci andremo. Questa è la parola che Milano deve sentire. Temete. Noi prima o poi ce la faremo. Grazie. Grazie a voi, ciao.